Oggi preparo con voi la pasta alla boscaiola a modo mio. Questa ricetta è davvero buonissima. Facciamola insieme, iniziamo. Allora, per prima cosa vi ricordo che se utilizzate come me i funghi porcini secchi, per farli rinvenire dovete metterli per circa 2 ore in acqua tiepida. La proporzione è 1 litro d'acqua per ogni 20 grammi di funghi. Visto quindi che i funghi già li ho messi qualche ora fa, mettiamo in padella dell'olio extravergine d'oliva, aggiungo aglio tagliato piccolo piccolo e cipolla. E subito metto il prosciutto cotto tagliato a pezzetti piccoli. Fatevi fare una fettona da 150-200 grammi. E facciamo cuocere per un paio di minuti a fiamma alta. Passati 2 minuti, sfumiamo con il vino bianco e lasciamo evaporare tenendo a fiamma alta. Evaporato il vino, mettiamo i porcini e facciamo cuocere per un paio di minuti ancora. Bene, a questo punto mettiamo i piselli. E facciamo cuocere sempre a fiamma alta per un altro paio di minuti. Bene, passati 2-3 minuti. Aggiungiamo la salsa di pomodoro, io ho frullato dei pelati come spesso faccio. Sistemo un po', poi regoliamo di sale, mettiamo un po' di pepe e dopo aver mescolato abbassiamo un po' la fiamma e facciamo cuocere per 20-25 minuti. Bene, quando l'acqua sarà arrivata a bollore, la saliamo e mettiamo a cuocere la pasta. Mentre la pasta cuoce, vi ricordo che se volete potete trovare tutte le mie ricette sul mio blog carlogaiano.net. Se invece siete su YouTube, potete cliccare qui sotto su iscriviti per iscrivervi al canale e ricevere tutte le notifiche attivando la campanella. Se invece siete su Facebook, cliccate qui su. Segui. A questo punto vedete come si è ristretta bene la salsa? Spegniamo momentaneamente la fiamma e mettiamo la panna. Bene, ed attendiamo la fine della cottura della pasta. Ok, una volta scolata la pasta molto molto al dente, riaccendiamo la fiamma sotto la padella. Trasferiamo la pasta. E mescoliamo bene in modo da farla insaporire bene bene e farla anche finire di cuocere. Mancavano una trentina di secondi forse alla fine della cottura. Ok, ci siamo. A questo punto spegniamo la fiamma, mettiamo il parmigiano, il grana, diamo un'ultima mescolata. E andiamo ad impiattare. Mettiamoci pure un po' di prezzemolo e guardate che bel piatto. E allora vediamo un po', io secondo me mi ustionerò come al solito, ma non vedo l'ora di assaggiare, quindi è squisita, fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Io vi saluto e vi auguro buon appetito.